Buongiorno onorevole, qual è la sua valutazione in merito a questi primi passaggi istituzionali dal punto di vista dell'opposizione? Non è una falsa partenza, direi che è una brutta partenza, nel senso che la destra ha vinto le elezioni in democrazia appesa e hanno fatto due scelte, a mio avviso, inadeguate per un grande paese, una tradizione democratica come la nostra, sia la presidenza del Senato che la presidenza della Camera, corrispondono a due biografie che non riflettono, diciamo così, la storia migliore di questo paese. Cosa ci riserverà il prossimo futuro a livello politico? Beh, innanzitutto c'è un'agenda di quella che se mai esistita, un'agenda del paese che incalza. C'è una guerra nel cuore del nostro continente, c'è una crisi enorme dal punto di vista economico, elettrica, energia. La destra sino ad oggi ha fatto campagna elettorale, ha fatto un mestiere diverso, quello della propaganda, incendiare le piazze, cavalcare dall'opposizione tutte le battaglie possibili. Adesso cambia la scena, hanno vinto le elezioni, hanno la responsabilità di formare un governo e di gestire questi problemi, quindi li misureremo sul campo. Noi, anche alla luce di questo avvio sbagliato della legislatura, attrezzeremo subito un'opposizione che, secondo me, se abbiamo capito un po' la lezione che ci è arrivata dalle urne, dovrà essere un'opposizione certo molto rigorosa nelle aule parlamentari, ma vitale nel paese.